Franco, è stata una partita clamorosa, non credo che nessuno si aspettasse una mezz'ora così. Che cosa ha lasciato anche a livello di testa e però anche a livello fisico perché si è speso molto? E quindi per noi è importante questo perché comunque dopo un inizio dove abbiamo avuto qualche difficoltà era importante fare prestazione e fare risultato. Lo abbiamo fatto su un campo importante e questo ci ha arricchito anche dal punto di vista mentale. Dal punto di vista fisico la squadra ha recuperato molto bene. Non abbiamo nessuno che ha accusato acciacchi particolari, anche stamattina abbiamo rifinito, non, diciamo al completo, non abbiamo nessun problema, quindi ci siamo. Senti, per quanto riguarda Esposito, che non è andato neanche in panchina. Esposito, ha recuperato e sarà è a disposizione, non è andato in panchina perché come vi avevo preannunciato non aveva nessun fastidio particolare, però abbiamo fatto una settimana un po' in disparte per le sue problematiche, però recuperabile, quindi è a disposizione. Senti, è stata una partita che ha fatto vedere delle cose molto belle ed è stata anche una partita nella prima mezz'ora giocata con a livello proprio atletico molto importante, la Salernitana l'avete tramortita. È riproponibile a distanza di pochi giorni un atteggiamento, proprio dico a livello atletico così? Atteggiamento. Poi è chiaro che ogni partita ha una storia a sé, però l'atteggiamento, la determinazione, la voglia ci deve essere sempre. Noi prepariamo le gare per cercare di fare. È chiaro che poi a volte ti riescono meglio, a volte meno bene, a volte hai degli avversari, a volte ne hai altri, ma sotto l'aspetto atletico per quanto riguarda questa partita non ci sono problemi nella maniera assoluta perché dopo 3 giorni le energie psicofisiche le recuperi, quindi per questa partita, almeno per larga parte di questa partita, non ci sono problemi dal punto di vista della tenuta. Poi abbiamo ricambi, abbiamo ragazzi che sono pronti a entrare ed entrare anche molto bene, come è successo anche l'ultima partita a Salerno. Quindi stiamo bene, insomma, quindi dal punto di vista fisico. Questa partita, sottolineo questa partita, non ci deve creare nessun tipo di preoccupazione, se non quella di cercare di fare le cose che sappiamo fare, che proviamo, che prepariamo. Questo. Senti, Franco, hai vinto, è stato andato bene, quindi hanno detto che sei stato bravissimo perché hai indovinato tutti i campi e sei stato eccezionale. Gli allenatori quando vincono sono bravissimi, quando perdono sono dei somari. Ci sei abituato? Lo sappiamo come funziona da noi il calcio in Italia, anche in questi alti e bassi, e come sempre, come nella vita, non solo del calcio, ci sono i tempi, le tempistiche, ci sono delle tempistiche quando è normale, tra virgolette, che si scrivano, si dicano certe cose. È un po' meno normale quando non ci sono i tempi e escano e succedono certe cose. Tutto qui, però sappiamo come funziona, quindi il tempo è una questione che continua ad andare avanti da sempre e chi lo usa meglio, chi lo usa meno bene. Usare, passatemi l'aggettivo, no? Usare nel senso, come dire, con troppa premura, anticipando anche a volte proprio i tempi a livello cronologico, perché siamo appena inizio campionato, siamo alla quarta e quindi è troppo presto per fare dei bilanci sia in un senso che in un altro. E quindi
Lo dicevo prima, continuo a dirlo adesso, che abbiamo vinto questa partita per noi importante, ma lo è soprattutto per la fiducia, l'autostima, più che dal punto di vista strettamente numerico, perché il campionato è interminabile, lunghissimo, e chi non sa gestire questi momenti, o meglio, chi anticipa certi catastrofismi e diventa pericoloso. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a quello, dobbiamo sempre essere molto equilibrati nel giudicare e nel fare le cose, non dobbiamo esaltarci, ma neanche, quando vi dicevo, non dovevamo deprimerci dopo due sconfitte, altrimenti si perde quello che è il nostro obiettivo, quella che è la nostra meta. E quando uno sa qual è l'obiettivo, sa qual è la sua meta, sa le tappe che deve fare, e non deve farsi prendere, da altre situazioni, perché sa quello che deve fare, sa il percorso, sa i tempi, conosce le perturbazioni che possono succedere, no? Nel calcio, come nella vita, come in tutte le cose, ed è pronto ad affrontarle. Se tu non hai queste sicurezze, queste certezze, allora basta una piccola nuvola che te non sai più dove sei, cosa fai. Okay, noi invece dobbiamo... Sì, ho capito, Franco. Ciao. Noi dobbiamo sapere dove siamo, cosa dobbiamo fare, dobbiamo sapere, capito? Perché invece ci facciamo prendere da facili entusiasmi o da facili depressioni, vuol dire che non abbiamo in mano la situazione. Invece noi dobbiamo sempre averla presente. Chiaro. Interviene Giulia Guidi. Sì, buongiorno mister. A proposito di cambi, è previsto anche un turnover nella formazione di domani? No, adesso vediamo. Vedo che stiamo tutti bene penso che ci possa essere qualcosa, però vediamo, abbiamo ancora giorno a disposizione e poi tireremo le somme, vediamo, insomma, via. Interviene Giovanni Barcaro, mister. Mister, visto che siamo all'inizio dell'anno, per migliorare bisogna limare anche quello che non è andato al meglio. I due gol di Salerno sono arrivati su palla inattiva, avete lavorato anche su questo, immagino. Ma noi lavoriamo su tutto, non solo sulle palle inattive. Sul secondo gol di Rosina, più che lavorare noi, dovrebbero lavorare Rosina, che ce l'ha un po' meno bene, che quando salti in barriera, quello te la fa passare sotto e la mette a piedi di palo, e diventa difficile poter trovare un rimedio, no? E l'altro si può far meglio, si può marcare più attentamente, si può evitare anche dei blocchi, quello sì, però diciamo che i gol che abbiamo subito sono dal calcio fermo, e quindi uno ci può lavorare, come l'altro è stata più una bravura del singolo, e quindi è dipeso meno da noi, insomma. Visto che la sua storia qui a Vicenza è iniziata 6 mesi fa, non si chiude il cerchio perché era iniziata da Cagliari e sono in Serie A, ma la prima vittoria è arrivata ad Ascoli. Cosa è cambiato in lei in questi 6 mesi a Vicenza? Guarda, avevo grande entusiasmo, grande motivazioni prima, e adesso grande entusiasmo, grandi motivazioni, forse sono più consapevole perché so dove mi trovo, conosco meglio la piazza, meglio i tifosi, meglio l'ambiente, e quindi c'è un motivo ancora più per cercare di far sì che la gente che mi stima, che mi vuole bene, non deluderla, quindi è una responsabilità maggiore. E quindi sono felice di questa che il Vicenza mi ha scelto e abbia continuato un percorso con me, e spero di fare grandi risultati in questa città e questa piazza, ecco. Quindi è aumentata la consapevolezza in me stesso perché ho capito dove sono arrivato. Prima magari era, sai, da di fuori Vicenza, la piazza e lo stadio. Poi quando impari a conoscere le dinamiche, impari a conoscere l'ambiente, impari a conoscere l'isola,
mi pare conoscere la città, perché io cerco di vivere la città, allora poi ti rendi conto che è veramente un posto importante. E quindi aumentano anche, come dire, ho un motivo in più per cercare di far bella figura in quelli che mi stimano, ecco, questo. Franco, senti, per me è l'ultima domanda. Ci dici qualcosa sull'Ascoli, il prossimo avversario? Non ho capito, scusa, non ho sentito. Hai detto Ascoli, scusa, Berta? Sì, se parli un attimo del prossimo avversario dell'Ascoli. Ma, allora, l'Ascoli ha una partita in meno di noi, ha un punto in meno di noi. I numeri dicono che ha mai perso, ma neanche mai visto, ha fatto 3 pareggi. Ho visto le ultime 2 partite, l'ultima che ha fatto Trapani, che ha fatto bene, ha fatto un buonissimo primo tempo dove meritatamente è passato in vantaggio, e poi Trapani ha fatto una ripresa di spessore, e alla fine credo che pare sia il risultato più giusto. Non giocava Caccia, che è l'Ecco che rientrerà con noi anche Giorgi, che all'inizio che farà l'esordio in questo campionato. È un mix di squadra giovane con degli atleti di primo livello. Ho citato Caccia e Giorgi, hanno un giocatore molto importante che sentiremo prestissimo parlare di lui, che si chiama Cassata, è una mezzala che viene dalla Juventus, un giocatore molto importante. Hanno Orsolini che si sta confermando, un giocatore nonostante la giovane età, un giocatore già pronto per la categoria, perché l'anno scorso esordì proprio contro di noi e quest'anno ha già iniziato molto bene. Quindi è una squadra che ha iniziato bene in questo campionato, ha iniziato bene perché comunque leggo anche i giudizi che sono contenti, che giocano un buon calcio, e quindi stanno bene anche a livello mentale, no? Non hanno avuto almeno in questo inizio campionato, okay, questi alti e bassi che abbiamo avuto noi. È stata una squadra più, come dire, che ha potuto iniziare con una squadra già consolidata al ritiro, quindi è okay, stata più equilibrata. Okay. Ultimissima domanda per Giovanni Barcal. Mister, contro la Salernitana è stato convocato a Hamaidat, ma è andato in tribuna, la sua situazione qual è? Ma Hamaidat ho voluto portarlo a farlo sentire del gruppo, perché comunque è un giocatore che noi lo abbiamo voluto e sappiamo del suo talento, però non è ancora pronto perché ha bisogno di lavorare, ha bisogno di lavorare, lui non ha fatto il ritiro, lui l'anno scorso ha avuto un infortunio a livello pubagico, ha avuto una pubagia che l'ha tenuto un po' fuori dai campi e quindi non ha dato continuità nella seconda parte del torneo, e quindi non è pronto, è con noi qui, però deve lavorare.